Siamo all'ultima serata del torneo di Schiano, per terminare questo torneo molto sentito in paese. Abbiamo il piacere di avere non giocatori, non allenatori, neanche quelli che organizzano, ma quelli dietro le quinte che senza di loro non si mangia. Presentatevi. Io sono Franco Pellegrino. Ambrogio Monti. Gabriele Massarotto. Armando Macchi. Quante serate che siete qui praticamente e quanti panini avete sfornato? Panini e salamelle allora, per... Le serate sono 6 serate del torneo. Panini, guarda, ho perso il conto. Fra poco divento io una salamella. È sempre bello fare qualcosa per il paese e vedere comunque che quando il paese organizza qualcosa a livello calcistico arrivano tutti quelli del paese. Ma non solo a livello calcistico, sono sempre in ballo. Oltre a questo ti occupi anche di altre cose, se non sbaglio c'è qualcuno qui col gruppo degli alpini, giusto? Esatto, ma siamo tutti e tre col gruppo degli alpini di Lozza. Quindi quanto vi fa onore, quanto vi fare il volontariato per queste manifestazioni vi riempie, anche se magari a fine serata siete stanchi morti? Allora, è sempre un piacere fare queste cose qui, anche perché chi ce lo chiede è un nostro amico, anzi un carissimo amico. E ogni volta che ce lo chiede noi siamo sempre presenti, perché oltre a farci onore è anche un piacere, quello senz'altro. Anche se poi qualcuno si lamenta delle salamelle che faccio io, però va bene così, va bene così. Poi quando non fa le salamelle, fa il babysitter. Fa il babysitter di mia nipotina. Che tu lo... Quindi a volte dici meglio andare a fare le salamelle, fare il babysitter si fa meno fatica. No, fare babysitter è sempre un piacere, oltre fare salamelle. È sempre un piacere sia uno che l'altro. Da quanti anni che siete in ballo a fare queste cose qua? Beh, qui cosa sono? Cinque... Dall'inizio del torneo, quindi 6-7 anni, che sono iscritto agli alpini dall'81. Quindi di cose ne abbiamo fatte, dal Covid a non Covid, al Papa, al Sacromonte, servizi sono vari e... Anche perché noi tre abbiamo fatto servizio del Covid alla Schiranna quando si facevano i vaccini, tutte e quattro abbiamo fatto il servizio. E siete ancora vivi. Meno male, altrimenti Armando come faceva senza di noi? Senti, e adesso che stasera che finisce la cosa, che vi tocca stare a casa con le vostre mogli così? Non è vero. Adesso abbiamo a ottobre la festa di Lozza, no, fermo, sabato e domenica la Trevalli anche. Quindi ragazzi, siamo sempre in ballo noi, perché adesso c'è la festa di Lozza, poi a ottobre c'è la Trevalli Varesine. Il secondo raggruppamento a Lodi, cioè la riunione degli alpini di Lombardia e Piemonte. Ed Emilia Romagna. Insomma, diciamo che voi quattro siete come prezzemolo, siete dappertutto. Esatto, allora io mi sento di dire di farvi un applauso a voi quattro per quello che avete fatto degli altri anni e per quello che farete ancora. Grazie ancora e grazie. Bravo, grazie.